mente fredda, io il primo pensiero è stato proprio sulla caviglia. Infatti, tant'è vero che quando è entrato il dottore io avevo già capito perché ho sentito uno stack talmente tanto forte dentro la caviglia che sapevo di essermi fatto male seriamente. E poi vabbè, uno è logicamente caldo quando ci pensa, un po' c'è il rammarico, però se non è per questa volta io allora penso a lavorare bene per recuperare il prima possibile al meglio e poi una volta rientrato penserò a far bene con la maglia di Bologna per poter raggiungere ancora una volta la nazionale. Io qui ho trovato un ambiente veramente bellissimo, con uno staff tecnico dove ci sono tantissime persone brave che si occupano di tante cose diverse, curano al minimo particolare tutto e davvero mettono in condizione i giocatori di stare al meglio e pensare solo di fare bene in campo. Senti l'ancora sulla mano per rimanere con i piedi a terra, con i piedi per terra. No, questo è un... Il mio migliore amico è morto 2 anni fa e aveva un'ancora tatuata dietro il braccio destro, quindi è una cosa che mi ricorda un po' lui. Aveva un problema al cuore, come lo ebbe Morosini, diciamo. Ah, ho capito. Lui era uno di quelli che mi vedeva come Simone Verdi, persona per quello che mi aveva conosciuto. Ed è difficile avere dei rapporti del genere quando soprattutto si fa questo lavoro, diciamo. È una passione, questo. Non è un lavoro per noi, si fa la cosa che ti piace di più fare. Cioè, io quando, tutti i giorni quando vengo al campo, soprattutto qui, vengo al campo perché proprio mi piace fare questa cosa, mi diverto a stare insieme ai miei compagni e mi diverto a giocare. È stata un'emozione unica. Puoi sentire il boato. Tant'è vero che se voi guardate le immagini, quando io faccio l'esultanza con il dito così, mi guardate, mi leggete il labiale, non sembra neanche quello che. Non si capisce quello che dico perché non mi uscivano le parole. E anche Viviano, a fine partita, è venuto negli spogliatoi da noi e parlavamo di questa cosa. Lui sentì la botta sul palo e pensava che poi la palla fosse uscita, non se ne era accorto nemmeno lui che la palla fosse entrata. Ho avuto la fortuna di poter giocare la parte di stagione in cui la squadra stava davvero bene e si vedeva, e io ho anche beneficiato di quello sicuramente.